Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Anche oggi siamo su War Thunder, finalmente dopo un bel po' di tempo. E sto pilotando il G2. In questa partita cercherò di utilizzare il 109 G2 come un energy fighter, perché mi è stato chiesto di far vedere un po' come si usa questa tecnica. Resta il fatto che, anche se la teoria è molto complicata, poi metterla in pratica è più semplice e immediato di quanto si possa immaginare. Infatti sono sicuro che anche dei piloti che non sanno cos'è l'energy fighting avranno usato qualche volta questa tecnica senza neanche accorgersene. Ora prendiamo un po' di quota e faccio un breve taglio, anche perché quest'aereo ha bisogno di maggiore quota per poter fare boom and zoom o energy fighting. Ok, rieccoci, cominciamo a vedere i primi contatti, ovviamente più bassi di noi. P47, vari dot laggiù in fondo, i quali credo che uno sia un bombardiere, se ci riesco lo vado a prendere. Un altro dot laggiù alla mia sinistra, e a giudicare dalla velocità credo che sia un caccia. Un altro 109, perfetto. Vediamo un po', siamo in 2 contro 1, quindi non ho alcun timore. Io alla roulette russa non ci gioco perché non mi piace mai. Mi sa che va giù, sì, va giù. Il nostro caro amico 109 lo Imperian lo ha buttato giù. Bene, come pensavo, quel dot laggiù era un bombardiere, si tratta di un B-25, vediamo se riusciamo a prenderlo. Ma ci stanno del Focke-Wulf, quindi credo che andrà giù molto presto. Noi nel frattempo continuo a prendere un po' di quota. Comunque vi basti sapere che la regola dell'energy fighting è molto semplice: bisogna avere, per ingaggiare il nemico, un vantaggio di quota o di energia, di velocità, insomma, innanzitutto. Poi ci sono delle manovre che potete fare contro degli aerei che trattengono energia meno di voi, che vi permettono di farli andare in stallo o magari di fargli perdere molta energia in modo che voi possiate abbatterli. Ad esempio, fra queste manovre c'è la famosa scampanata, la Immelmann. Ci sono anche le Scissors, che possono essere utilizzate per far perdere energia a un aereo che ne trattiene molta meno di voi. Infatti le famose forbici vengono usate molto dai piloti di Spitfire quando incontrano gli Zero, o dai 109 quando incontrano i Spitfire. Tutto dipende dalla conoscenza della vostra macchina e della macchina degli avversari. L'energy fighting non esclude il turning e non esclude il boom and zoom. Diciamo che l'energy fighting è un misto fra queste due tecniche. In realtà è la tecnica madre delle altre due, perché anche nel turning c'è una componente energy e anche nel boom and zoom. Ok, adesso vediamo se riesco a tirar giù questo P47. Ok, questo era un po' di boom and zoom. Adesso sfrutto la mia energia per
allontanarmi dallo Spitfire che mi sta in coda. E qua uniamo la tecnica del boom and zoom all'energy del 109. Di solito gli energy fighters sono aerei che trattengono molta energia, ma che sono anche molto leggeri e che hanno ottimi motori. Ciò gli permette di poter fare un po' di tutto, turning, boom and zoom. Non lo fanno bene come quelli che sono specializzati in queste tecniche, però... Cavolo, questi lag fanno mancare il bersaglio. Magari se la smette di laggare, io ogni volta devo combattere con i lag, oltre che con gli avversari. Credo che se non laggassi così tanto sarei un pilota molto 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 più bravo. Ok, ora quell'Hellcat laggiù sta in pensiero, sta mettendo seri problemi. Il nostro amico Focke-Wulf, non mi laggare, grazie. Posso fare anche un po' di turning, niente da fare, questi lag mi stanno tormentando. 15 fps ragazzi, non è possibile. Non è possibile. Ok, riproviamo con un boom and zoom. Ancora non ho potuto farvi vedere l'energy perché nessuno mi sta venendo in coda, mi stanno tutti ignorando. Ok, forse qua riusciamo a fare una scampanata. Ok. Bene. Ho fatto impiccare lo Spitfire così che il nostro compagno potesse buttarlo giù. Sono finiti i nostri avversari. Non abbiamo fatto nulla di che. Però vedete, l'energy fighting è molto semplice da usare. Non ho potuto farvi vedere granché perché gli avversari mi hanno praticamente ignorato. Però magari nella prossima partita che farò con, non so se farla con il Folgore o con uno degli aerei russi, magari riuscirò a farvi vedere qualcosa di più. Ok. Il G2 comunque è un aereo molto semplice da usare perché può fare tutto, cioè può fare sia energy, sia boom and zoom, sia turning, come abbiamo già detto in un altro video. Ok, io vi saluto momentaneamente e vi lascio all'altro video. Allora, per il prossimo video avevo pensato di usare o il A5, il primo, oppure il Folgore. Dov'è? Ok, dovrei averlo qui, esatto. Fatemi sapere voi quale aereo volete che io usi e fatemelo sapere nei commenti e lo userò. Arrivederci al prossimo video.